Salve amici di AnimeClick.it, siamo qui con Togeki Noko, famosa mangaka che ci ha concesso questa intervista, autrice di un manga spin-off su Lupin, ancora però inedito in Italia. E cominciamo subito con la prima domanda. Come è iniziata la sua carriera di mangaka? Itsu mangaka no keria hajimatta desu ka? No, owari ni. Alla fine dell'università. Perfetto. E qual è stato il suo primo incontro con Lupin? Lupin deatta koro itsu desu ka? Konomono koro kara terebi de atte. Oya to isshu ni mite masu. L'ho visto per la prima volta in TV quando era piccola. Perfetto. E cosa l'ha portata alla realizzazione di un manga spin-off di Lupin? Si è proposta lei verso Monkey Punch o è stato Monkey Punch a sceglierla? Lupin T. Lupin, un manga kakitai dakara shuppansha ni renraku shimashita ka? Gyaku ni Monkey Punch ni se からいきなり電話が来たんですか。いや、私が書きたすぎて逆に出版社にアプローチしに行きました。Quindi voleva fare tutti i costi un manga ed è andata lei alla casa editrice con tutta la sua energia. Ah, perfetto. Quindi ha conosciuto di persona il maestro Monkey Punch? Monkey Punch sensei ha fatto una cosa. Shaonkai イベントでご挨拶、名刺を交換したり、年賀状のやり取りとかはしてます。L'ha incontrato, sì, a un evento in cui comunque anche lei si è presentata e ha parlato. In Giappone, così come in Italia, Lupin ha successo da più di 50 anni. Quali credi che siano gli elementi che rendono possibile questo successo? Lupin no manga wa anime no goju no. Non è rimasta. Sento che riuti che rimasta no con la di me cosa cioè il sia piace sia ai bambini piace sia agli adulti ha un modo di farsi accettare ed essere simpatico a tutti. Infatti è stato difficile lavorare su un personaggio come Lupin? Aveva delle direttive da seguire o era libera di interpretare a suo modo il personaggio? の漫画書いた間に何かプレッシャーとかありましたか、もしかして自分好きなルパン書くことだけでした。いや、オリジナルも作ったり同時に自分の表現を模索しながら探しながら両方進めて書いてます。Quindi comunque è stata tranquilla, poteva disegnare man mano, si è perfezionata, si è liberata, ha creato una cosa sulla persona. Perfetto. E adesso sta lavorando ad un nuovo manga? Himitsu kamo shirenai dakedo, atarashii manga kaiteru iru desu ka? Kaitemasu. Iいですね. Subarashii. Ah, sta lavorando un nuovo manga? Ok. Era già stata in Italia o è la prima volta? Scusa. Sì, sta lavorando sul suo nuovo manga. Era già stata in Italia o è la sua prima volta? Le piace? Italia, hajimete desu ka? Sì, è la prima volta. Suki desu ka? Mo, sumitai kurai suki desu. Quasi da ci vorrebbe vivere. Ci fa molto piacere. E va bene, allora la ringraziamo per questa intervista e salutiamo gli amici di AnimeClick. Arigato. Arigato. Grazie. Grazie anche ad Andrea e un saluto ad AnimeClick. Ciao. Ciao.